Mondello può essere un fiore all'occhiello della nostra città, come lo è stato nella sua storia. Purtroppo è stata molto trascurata nei decenni passati ed oggi stiamo cercando, in sinergia tra cittadini ed amministrazione, di far capire le potenzialità e far tornare un certo decoro e una certa, diciamo, uno sfruttamento del territorio più consono alle potenzialità che ha, perché abbiamo voglia di rivedere Mondello e comunque tutta la costa palermitana e le sue borgate marinare di nuovo vive e che trasmettano proprio la bellezza sia ai cittadini che ai turisti, che sono tanti, che vengono a vedere il nostro territorio. Pensiamo anche che il territorio di Mondello, del paese, debba essere finalmente pedonalizzato. Questa questione è da anni che viene discussa. Ci sono state le resistenze da parte dei commercianti a volte, ma diciamo che ormai, avendo avuto le esperienze riuscite benissimo nel centro di Palermo, si è capito quanto in realtà il commercio e il turismo possano beneficiare di una pedonalizzazione che renderebbe molto più fruibile la costa di Mondello, quindi da Valdesi al paese. Ovviamente rispettando quello che sono le attività commerciali, quindi gli accessi per carico e scarico merci, o anche quello dei residenti o di chi abita va nelle strutture alberghiere. Un'altra cosa che abbiamo evidenziato è la presenza di barriere architettoniche e la scarsa attenzione purtroppo riguardo a percorsi pedonali e ciclabili, che ormai, diciamo, dovrebbero avere tutta l'attenzione possibile. Per esempio il molo pedonale di Mondello 2 anni fa è stato un po' riqualificato, ma è tuttora inaccessibile per la presenza di barriere architettoniche, inaccessibile ai disabili. Quindi questa è una di quelle altre cose che abbiamo chiesto all'amministrazione. Poi sappiamo che c'è in corso una riprogettazione della piazza di Mondello, se ne stanno occupando gli uffici del comune, speriamo che venga completato al più presto il progetto, appaltato e poi finalmente che vengano risolti i problemi della piazza. Solleciterei anche l'intervento della Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali, la quale purtroppo forse distratta da altre zone e da altri problemi qua magari potrebbe agire di più, perché ci sono delle situazioni di edifici abbandonati, cantieri chiusi e abbandonati. La torre ha a sinistra la torre è bellissima ed è un manufatto antichissimo restaurato, alla sinistra ha una terrazza con una pensilina pericolante di un ex ristorante e alla destra ha un altro edificio in ristrutturazione, ma forse sequestrato, totalmente nel degrado. Quindi noi alterniamo con lo sguardo cose meravigliose e brutture. Vorremmo che un giorno potessimo guardarci attorno e vedere soltanto bellezza.